Tornata dopo 2 anni di stop forzato a causa del Covid, la Chiena di Campagna e il tradizionale appuntamento estivo che si svolge in provincia di Salerno è finita sotto accusa per il presunto spreco di acqua in tempi di emergenza siccità. A sollevare il caso sono stati i rappresentanti di Europa Verde, Angelo Bonelli, Francesco Emilio Borrelli e Fiorella Zabatta, per i quali la manifestazione è un insulto al dramma della siccità che l'Italia sta vivendo. Durante la Chiena, infatti, le strade di campagna si allagano attraverso la deviazione del corso del fiume Tenza, regalando gioia a grandi e piccini. Accuse respinte con forza dal sindaco di campagna Roberto Monaco, che ad 8 Channel ha spiegato come funziona l'evento. È una parziale e momentanea deviazione del fiume Tenza che dopo qualche minuto non fa altro che rientrare nel fiume stesso. Si tratta di una tradizione secolare, le cui origini risalgono probabilmente al periodo della peste, quando si utilizzavano le acque del fiume Tenza per igienizzare e sanificare le strade. Quello che è importante però è ribadire che non vi è alcuno spreco, perché l'acqua ritorna nel suo alveo naturale. La Proloco, guidata dal presidente Cosimo Giordano, ha inoltre precisato che i livelli del fiume vengono controllati costantemente da un consorzio che verifica il rispetto dei minimi e che quindi non vi siano problematiche di siccità.